Ragazzi, buongiorno e bentornati alla rubrica dedicata alle pillole di alimentazione. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale di Umberto Mileto, iscrivetevi e se il contenuto vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate come dico sempre. Poi, se volete venirmi a fare delle domande specifiche, potete venire sul mio forum di Umberto Mileto, lo trovate facilmente andando sul mio sito oppure vi lascio anche il link qua sotto. Ma oggi parliamo di glutine, perché sono tante le persone che mi chiedono: ma devo mangiare senza glutine? Allora, la risposta è: devi mangiare senza glutine se hai fatto gli esami specifici e sei risultato affetto da celiachia. Sei celiaco, allora in quel caso lì i prodotti senza glutine, gluten free, sono adatti a te perché comunque soffri di questa patologia. Per tutti gli altri, invece, il mio consiglio, io non sono un nutrizionista, non sono un dietologo, al massimo chiedete anche al vostro dietologo, al vostro nutrizionista di fiducia. Però, se non siete affetti da celiachia, non ha nessun senso andare a mangiare alimenti gluten free, senza glutine, assolutamente non dovete farlo, non avete nessun vantaggio, anzi, ho provato anche a documentarmi un po', no? E mi sono balzati all'occhio subito due studi molto importanti. Uno studio confrontava, prendeva oltre 600 alimenti gluten free e li confrontava con gli analoghi alimenti con il glutine. Quindi pane, biscotti, farine, tutto quello che c'erano, li confrontavano. Cosa si evidenziava nella maggior parte dei casi? Che i prodotti senza glutine, avevano in rapporto a quelli con il glutine, meno proteine e più grassi. Quindi, alla fine andate a mangiare degli alimenti che hanno delle caratteristiche nutrizionali meno efficienti rispetto a quelle con il glutine. Ma ovviamente, se avete la celiachia, dovete per forza di cose mangiare questi alimenti. Se non ce l'avete, non avete nessun vantaggio a mangiarlo, anzi, sono meglio quelli con il glutine perché hanno un insieme di elementi al loro interno, di valori nutrizionali molto meglio bilanciati rispetto agli altri. Poi, secondo studio che mi è balzato all'occhio, era uno studio molto importante su oltre 100.000 persone, uno studio che durava oltre i 20 anni. In questo caso si andava ad analizzare un po' le problematiche cardiocircolatorie, no? E si è verificato che le persone che mangiavano col glutine non hanno evidenziato nessun incremento di malattie cardiocircolatorie, non c'era nessuna predisposizione, diciamo, dovuta dal glutine a indurre le persone ad avere problemi da un punto di vista cardiocircolatorio. A differenza, le persone che si alimentavano gluten free hanno presentato invece un tasso di problematiche maggiore. Questo per quale motivo? Perché i cibi con il glutine sono ricchi di fibre e si è visto, sappiamo ormai che le fibre hanno comunque un importante ruolo nella prevenzione dei disturbi cardiocircolatori. Quindi la morale della favola di questo video è che se siete celiaci, andate a prendervi, ovviamente dovete mangiare i cibi senza glutine. Se non soffrite di celiachia, quindi siete sani, non ha nessun vantaggio assumere questi prodotti solo perché il marketing, solo le pubblicità vi hanno suggestionato che questi alimenti sono più salutari. Poi io con mia mamma che è celiaca, mi è capitato anche sovente di assaggiare i prodotti celiaci e poi effettivamente fanno, secondo me, cagare. Però se fossi obbligato e andrei a mangiare quelli, ma se ho la possibilità vado a mangiare dei cibi nettamente più buoni da un punto di vista anche solo di sapori o percezioni che generano quando li introducete. Quindi abbiamo tutti i vantaggi. Se non siete celiaci, mangiatevi i cibi con il glutine che sono quelli che fanno per voi. Questo è il mio parere. Se avete altri pareri, provate a metterli tranquillamente qua sotto nei commenti. Ogni commento costruttivo che arricchisce il video è sempre ben accetto. Ci si vede sempre qua sul mio canale e dateci dentro con i vostri allenamenti, ma soprattutto con il mangiar bene. Ciao ciao! Ma che cosa stai aspettando? Sei ancora qua? Dai, vieni sul mio sito umbertomiletto.com, ti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento, alimentazione, programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare. Dai, corri subito!